Nel capitolo terzo, memorabile è la descrizione dell'avvocato Azzecca Garbugli, introdotto in scena da Agnese, che consiglia a Renzo di recarsi a Lecco per cercare un dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia. Agnese non ricorda il nome vero, ma tutti lo chiamano Azzecca Garbugli. È uno che sa cavar di impicci anche un pulcin nella stoppa e darà subito dei pareri che a loro poveretti non verrebbero in testa a pensarci un anno. Renzo parte con quattro capponi che si beccano dietro la schiena e diventano emblematici dei poveracci che invece di coalizzarsi tra loro per attaccare l'usurpatore e il nemico, invece si attaccano a vicenda. Manzoni probabilmente sta dando anche un messaggio politico agli staterelli italiani che non riescono a creare una coalizione per attaccare l'usurpatrice che è l'Austria. Renzo arriva a Lecco ed entra nello studio dell'avvocato, che è una sorta di stampa d'epoca, emblematica del giudizio estremamente negativo che Manzoni riserva al secolo del Seicento. Su tre pareti ci sono i ritratti dei 12 Cesari, secondo la celeberrima definizione di Svetonio, scrittore del primo secolo dopo Cristo, che scrisse la vita dei Cesari. A partire da Caio Giulio Cesare, poi Ottaviano Augusto, che fu il primo imperatore, poi Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano, Tito, Domiziano. Sulla quarta parete c'è uno scaffale di libri vecchi e polverosi e nel centro della stanza c'è un tavolo gremito di grida, di documenti con indagini, di richieste di grazia. Sono testi disposti alla rinfusa, senza ordine. Lo studio è trascurato, la toga che porta l'avvocato è consunta. Tutto è emblema di trasandatezza e consunzione, di grandiosità insieme di ipocrisia. Renzo in quello studio si sente in soggezione perché vede la Azzecca Garbugli come un dotto, tanto da chiamarlo signor dottore. E poi Renzo appare un po' goffo nelle sue parole che escono a stento. E infatti Renzo prima dice: vorrei dirle una parola in confidenza e poi vorrei sapere da lei che ha studiato. La Azzecca Garbugli si sta però un po' dispettendo. Lei m'ha da scusare, allora continua Renzo, noi altri poveri non sappiamo parlare bene. E a questo punto, dopo l'insistenza della Azzecca Garbugli perché Renzo parli finalmente, la ragazzo dice: vorrei sapere se a minacciare un curato perché non faccia un matrimonio c'è penale. L'avvocato Azzecca Garbugli non fa parlare Renzo, non mostra di avere quella sana curiosità che lo porterebbe ad ascoltare la storia nella sua interezza per poter cogliere i dettagli che sfuggono. Nell'avvocato non emerge il desiderio di sapere, perché mostra lui di aver inteso subito, mentre in realtà non ha compreso nulla. L'avvocato però sa bene che a saper maneggiare bene la legge si trova la scappatoia per evitare la colpa e la sentenza. L'avvocato sa bene anche che la sua posizione, quella della Azzecca Garbugli, propende sempre dalla parte del più forte, anche se è arrogante e prevaricatore. La Azzecca Garbugli chiede a Renzo di aver fiducia in lui, credendo che sia il ragazzo il prevaricatore e non il prevaricato. E chiede a Renzo di essere certo della professionalità e delle capacità sue. Se non avete fede in me, non faccia niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. Il legueio presenta il cliente come privo di una moralità e incapace di essere veritiero,
quando invece lui, il rappresentante della immoralità. All'avvocato, dice la Zaccagabugli, bisogna raccontare le cose chiare, a noi tocca poi ingoiarle. E ancora la Zaccagabugli dice, dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato. Sarà naturalmente persona di riguardo e in questo caso io andrò da lui a fare un atto di dovere. E poi la Zaccagabugli chiede a Renzo perché si sia tagliato il ciuffo. Di fronte all'attestazione di Renzo di non aver mai portato il ciuffo, l'avvocato replica che non può aiutare un cliente che non si fidi di lui. La Zaccagabugli vuole sapere chi Renzo abbia offeso. Tanto a saper maneggiare le gride, nessuno è vero e nessuno è innocente. Ma allora Renzo protesta perché è a lui che hanno fatto la bricconeria. E allora Renzo racconta finalmente tutta la storia. Racconta come il curato, Don Abbondio, sia stato minacciato da bravi che erano stati mandati da Don Rodrigo. A sentire il nome di quell'uomo che, come vedremo, invita spesso a casa sua al dottore in compagnia di altri potenti, la Zaccagabugli accusa Renzo di aver cercato di imbrogliarlo, di avergli teso una trappola. La Zaccagabugli assomiglia molto a Don Abbondio. Certamente la Zaccagabugli appartiene ad una classe sociale più elevata, quella dell'avvocato, ma la Zaccagabugli, come Don Abbondio, non vuole in alcun modo contrapporsi al potente, anzi sempre sta dalla parte dell'usurpatore. L'avvocato vive come un parassita in un sistema in cui può godere di privilegi, di banchetti e di una vita comoda, purché non si opponga mai all'interesse dei prepotenti. Allora la Zaccagabugli subito chiede alla serva di consegnare i caponi a Renzo e in malo modo lo caccia via. Esistono quindi delle leggi che tutelano i più deboli, come le gride che la Zaccagabugli ha letto a Renzo, ma personaggi che detengono ruoli importanti nella società stanno dalla parte della nobiltà e dei prevaricatori. La Zaccagabugli mostra di conoscere il diritto, di saper studiare la difesa tecnica più efficiente, ma l'avvocato, il vero avvocato, il bravo avvocato, non è solo custode delle norme del diritto, ma è anche garante dei diritti fondamentali. Deve palesare atteggiamenti e comportamenti che denotino virtù umane. Lo ricorda Piero Calamandrei, padre fondatore del codice di procedura civile, quando scrive: l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore, un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L'avvocato deve avere comprensione, dedizione e carità. Ed è per questo, dice Calamandrei, che noi amiamo la toga. Vorremmo che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche soccorso. Se la Zaccagabugli mostra di possedere le competenze professionali e la conoscenza delle norme, senz'altro viola gli altri principi fondamentali cui si deve ispirare la sua attività. Su tutti, la libertà di garantire la difesa di Renzo.